Buongiorno a tutti, intanto. No, beh, direi che sì, questo tema è più che una mattinata, che è nei miei interessi. E il motivo che anche stamattina credo sia uscito con grande chiarezza, non è solamente tecnico, cioè non è solo un problema di edifici che nel settore pubblico presentano occasioni persino migliori di efficienza energetica. Non è solo una motivazione di carattere organizzativo, cioè badate che nel settore pubblico, paradossalmente dico io, esistono edifici di un unico proprietario, che è una delle situazioni migliori per intervenire. Io, che vivo in un condominio e non credo affatto tra i più litigiosi, sono ben cosciente di quelle che sono le difficoltà oggettive in un popolo individualista come quello italiano nel riuscire a organizzare la stessa cosa in un edificio che ha più di un proprietario. È evidente anche che le motivazioni macroeconomiche sono straordinarie, perché insomma fare investimenti in un settore che non solo porta dei vantaggi al bilancio dello Stato e quanto ne ha bisogno, ma induce anche naturalmente occupazione, PIL. Quindi intervento perfetto. Ma purtroppo ancora non si fa abbastanza, si è fatto molto, a differenza di quanto spesso si sente dire. E ancora, appunto con gli ultimi decreti, stiamo cercando di fare di più. Però manca la grande svolta, il grande progetto, la grande idea. In altri paesi ci stanno provando, non voglio adesso riraccontarvi cosa stanno facendo ad esempio in Inghilterra, sono buone idee, a mio giudizio difficili però da replicare nel nostro paese. E allora anche da noi ci vuole un'idea e ci provo. Io vorrei parlarvi oggi dei green bonds. Voi sapete che noi come paese abbiamo molti vincoli, quello più pesante oggi è il fiscal compact. Che vuol dire il fiscal compact? Vuol dire che noi come Stato non possiamo indebitarci oltre un certo livello. Di più abbiamo anche naturalmente dei limiti su quello che è il deficit, cioè annualmente il bilancio dello Stato deve chiudersi con dei livelli ragionevoli di copertura delle spese. Ma in tutto questo non è esclusa la possibilità di poter lo stesso investire compatibilmente con questi vincoli. Come? Beh, esistono degli strumenti finanziari che vengono chiamati in tanti modi perpetual di solito, cioè in sostanza sono delle normalissime obbligazioni che però non hanno una scadenza, cioè non c'è una data alla quale il capitale viene rimborsato. Sono strumenti finanziari molto diffusi, anche se poco conosciuti. Ce ne sarà qualche centinaio in giro per il mondo. Ad esempio anche qualche Stato, l'Inghilterra ancora ha un perpetual che fu fatto nel 1700 e che ancora non figura come debito, perché questa è la grande differenza, non è un debito, semplicemente è un generatore di reddito per chi lo possiede. La motivazione per l'acquisto di queste obbligazioni è una
una rendita, se volete, perpetua, e che si presta bene anche a certi momenti delle società. Pensate oggi in Italia, con il taglio drastico che c'è stato sulle pensioni. Tutti hanno ricominciato a farsi i conti, ma la mia pensione quando sarà? Certo, ci sono i fondi pensione a disposizione, però devo dire la verità, in Italia l'offerta su quel fronte non è brillantissima. Un'offerta di obbligazioni a rendita perpetua, a mio giudizio, oggi in Italia avrebbe un'ottima accoglienza, naturalmente con tassi di interesse adeguati. Che vuol dire adeguati? Vuol dire che dovrebbero essere un po' superiori a quelli già oggi riconosciuti, per esempio, da un BTP trentennale, ma un po' superiori. E allora, perché io dico è possibile in un settore proprio come questo? Perché la raccolta di questi bonds potrebbe essere utilmente impiegata esattamente in progetti di efficienza energetica, che a loro volta generano una rendita in termini di riduzione di costo. E allora se è evidente che non avremmo né impatto in termini di debito, perché, ripeto, queste obbligazioni non sono debito, né in termini di deficit, perché potremmo compensare il pagamento degli interessi con i risparmi ottenuti tramite gli interventi di efficienza. È evidente che anche in questo caso ci vuole un'organizzazione, un soggetto pubblico, finanziario, importante, GDP, possono essere diversi, è un soggetto tecnico importante che garantisca che gli interventi sul patrimonio pubblico effettivamente generino quel livello di risparmio in grado di compensare gli interessi. Questo potrebbe essere un fatto che può spostare radicalmente la capacità di investimento in questo settore. Noi non abbiamo bisogno solo di continuare a fare, perché già si fanno interventi per alcune centinaia di milioni all'anno. Abbiamo bisogno di impiegare miliardi, perché abbiamo un intero parco pubblico, scuole, ospedali, ministeri, che può essere efficientato in maniera drastica, anche a livelli molto superiori rispetto a quello che oggi ci dice la direttiva, molto superiori, perché è uno dei pochi settori dove, a patto che ci sia convenienza, possiamo fare PIL e contemporaneamente intervenire sulla spesa pubblica. Quale intervento migliore di questo? E quindi io questa proposta la faccio. È una proposta che naturalmente dovremmo portare in Europa, perché io non voglio che questo all'Europa appaia come un trucco. È un trucco, nel senso che effettivamente è una possibilità di indebitarsi, ma senza che questo sia debito. Però va spiegata all'Unione Europea. Io credo che andare a spiegare le cose, invece di andare, diciamo, col cappello in mano a chiedere, è molto diverso. Oggi noi stiamo chiedendo di poterci indebitare di più, per favore. Io invece dico dobbiamo andare lì con uno strumento che non è debito, che quindi dal punto di vista dell'Europa non può essere vietato, è perfettamente compatibile col Fiscal Compact, ma glielo dobbiamo spiegare, che un intervento di questo genere è utile all'Italia e all'Europa. Io credo che riflettere su questo sia utile, non trovo francamente degli ostacoli né dal punto di vista normativo né dal punto di vista fattuale. Andrebbe testata naturalmente la disponibilità,
della domanda di questi titoli, ma io credo che ci sia anche una quota di motivazione morale che spingerebbe all'acquisto. Comprare dei bond che siano dichiaratamente finalizzati all'efficienza energetica, all'ambiente, è un atto certo finanziario, certo di convenienza, ma anche un atto morale. E io credo che gli italiani risponderebbero più che bene a un'emissione di questo tipo. Volevo dirvelo, spero di essermi spiegato e spero che di questo si continui a parlare nelle varie occasioni che naturalmente il qui presente onorevole Testa avrà il diritto, dovere di organizzare anche nell'ambito appunto di Verona Fiere. Vorrei che questa sia una di quelle idee che dobbiamo comunque lanciare in Italia se vogliamo davvero uscire e uscire bene da questa fase nella quale oggettivamente l'Italia è e non può rimanere chiusa. Ci vuole uno scatto e questo scatto si fa con le idee, mettiamo in comune tutti le idee che ci appaiono migliori e speriamo che almeno qualcuna di queste ci tiri un po' fuori da questa situazione. Chiudo qui e sono a disposizione per qualunque altro commento. Grazie.